Prima di iniziare il video, senza spammare proprio video a caso sul canale, sappiate che noi saremo al Carrara il 30, 31, 1 e 2, insieme allo stand di Tom's Hardware e a K-Formatica. Se ci volete venire a trovare, siamo lì la mattina e la sera. Ciao ciao, buon video. Madonna, si fa una tastiera, madonna, tutta tamarra, ci voglio la musica, voglio fare un'intro proprio fiera. Ma, la musica? Ma che Raffa! Sta fa la musica DJ con costi DJ, vedi, questo è quello col disco che fa il DJ. DJ. Quest'oggi torniamo a parlare di quello del Master con la sua nuova combo, ovvero l'Octane. Ricordiamo che combo si tratta di tastiera più mouse, quindi con un solo prezzo acquisterete ben due oggetti, cioè top. Questo nuovo Octane andrà a sostituire il kit Devastator che ormai era onnipresente su tutte le scrivanie dei giocatori, ma appunto, essendo il successore, ci aspettiamo che sia molto superiore a quest'ultimo. Infatti già a livello di illuminazione e hardware abbiamo riscontrato grandi novità. Parliamo della tastiera, ragazzi. Molto simile ma più aggressiva della tastiera presente nel kit Devastator, la MB7C presenta un'illuminazione switchabile di 7 colori, oltre che alla presenza di spengere totalmente i LED. La tastiera permetterà di selezionare un profilo luminoso a pulsazione, per così dire, che switcherà automaticamente tra un colore e l'altro, conferendo un effetto molto particolare. Se poi la volete sapere tutta, ragazzi, sarà possibile gestire l'intensità di illuminazione in 3 step diversi. In caso la troppa luce, omogenea che illumina tutta la tastiera, dia troppa noia durante le sessioni di gioco notturne. Ovviamente anche il kit Octane presenta tutti i tasti multimediali che erano presenti sul kit Devastator. Oltre a questi sono stati anche aggiunti alcuni tasti, come appunto il tasto Start bloccabile o il bloccaggio dell'intera tastiera se in caso vi allontanate dal PC e non volete che nessuno ve lo tocchi, tipo la vostra mamma. Oltre a tutto questo, l'Octane presenta anche una novità che non era presente sul kit Devastator, ovvero la possibilità di premere 19 tasti contemporaneamente senza che la tastiera si blocchi. Quest'ultima è chiamata anti-ghosting. Facciamo ora una piccola parentesi sui materiali. Infatti l'Octane, come il kit Devastator, è composta principalmente da plastica, ma naturalmente è stata tutta migliorata. Infatti quest'ultima non presenta problemi di rottura come era presente sul kit Devastator blu. Prima di passare al mouse, abbiamo deciso di smontare la tastiera per mostrarvi quanto fosse stata migliorata anche a livello hardware rispetto alla Devastator. Svitate le 2500 viti poste sotto la tastiera, troviamo la folta autostrada di piste elettriche, pulsanti e membrana, oltre che ad una copertura in plessiglass uguale al kit Devastator, che omogenea la luce dei LED posti in fondo alla tastiera. La cosa particolare dell'Octane è che i LED sono a tecnologia SMT e sono ben 10, a differenza degli 8 LED che troviamo nella Devastator che sono a diodo. Il fatto di utilizzare 10 LED al posto di 8 e una tecnologia SMT permette alla tastiera dell'Octane di avere un'illuminazione più intensa e molto più omogenea rispetto alla tastiera del kit Devastator. Passiamo ora al mouse denominato MS35. Quest'ultimo a parere nostro risulta molto più ergonomico e comodo rispetto al kit Devastator. Anche il mouse, come la tastiera, presenta 7 colori switchabili tramite il pulsantino posizionato su di esso, e oltre a questo presenta anche un'illuminazione bianca sulla rotellina e bianca sempre nella parte davanti a mo' di fare Lamborghini. Come la tastiera, anche il mouse presenta modalità pulsazione a mo' di cuore. Presenta un sensore ottico a vago 3050 con la particolarità di andare da un valore minimo di 500 dpi, modalità cecchino, fino a un massimo di 3500 dpi, modalità caccia. Come già detto, ci siamo trovati leggermente meglio con questo mouse rispetto a quello del Devastator, perché ha una forma leggermente più allungata e meno gonfia, oltre ad essere molto più ergonomica nell'appoggiare le dita. Presenta anche due tasti laterali che sono posizionati insieme a un materiale in ABS che aumenta ancora di più l'ergonomicità. Quindi ragazzi, arrivati alle conclusioni, parliamo un attimo di quello che pensiamo noi di questo kit combo tastiera più mouse. Questa combo infatti la troviamo a un prezzo di circa 50 euro, un pochino meno, e come abbiamo già spiegato il sovrapprezzo è più che giustificato. Infatti ci regala una tastiera e un mouse molto migliorati rispetto al kit Devastator, con anche un'illuminazione LED degna di tastiere di grandi livelli, e in più una durabilità nel tempo che, a quanto detto pure il master, dovrebbe essere molto superiore rispetto al kit blu che era del famoso per Devastator, che era la morte praticamente. Purtroppo però c'è anche un male, nel senso più soggettivo che oggettivo, diciamo. Infatti il mouse non ci è garbato tantissimo l'illuminazione bianca che presenta sulla rotellina e nella parte frontale. Ci sarebbe garbato più vedere una colorazione RGB come nella parte dorsale dietro, quindi praticamente avremmo avuto un mouse pienamente colorato, sì, di vari colori. Però diciamo, come già detto, questo è più soggettivo che oggettivo, ecco. Purtroppo ragazzi, si tratta di una tastiera non meccanica, quindi a membrana, e questo a qualcuno può dar noia. Infatti, come sappiamo, le tastiere meccaniche sono molto più veloci, sono anche più reattive, e per i gamer di oggi sono, diciamo, un pochino meglio. Comunque abbiamo riscontrato che ad esempio la distanza tra i tasti è molto ampia, e quindi eviterete di pigiare più tasti insieme, quindi già questo è un punto a favore. Quindi tutto sommato è una tastiera da gaming degna, diciamo. Per meno di 50 euro non si può avere la moglie piena e la botte ubriaca. Era al contrario, ma insomma.
la botte ubriaca, insomma, un bel lavoro. Per concludere, nella confezione chiaramente troverete tastiera e mouse, ma anche un libretto di istruzioni piccolo e dettagliato che vi dirà praticamente tutte le varie combinazioni che potete premere, che vi permetteranno di sfruttare al massimo vostra tastiera e mouse. Detto questo, quindi, se siete in cerca di una tastiera e un mouse per iniziare le vostre prime esperienze videoludiche al PC, che magari siete dei consolari venuti nel mondo PC, vi consigliamo l'Octane al posto del Devastator, perché l'hanno migliorato talmente tanto e hanno più che altro sono state a sentire le esigenze della community, perché tanti saranno lamentati che Devastator era monocromatico, non aveva tante cosine, insomma. Cooler Master questa volta ha fatto un grande lavoro. E quindi noi, ragazzi, ci diamo appuntamento a domenica col Sunday Tech e probabilmente, forse, al video di tra poco. Sì, che ci sarà un video random su, insomma, che ci avete chiesto in tanti e quindi noi l'abbiamo fatto perché giustamente bisogna fare chiarezza. Ecco. Quindi ci vediamo tra poco e domenica. Ciao.